Ragazzi, abbiamo appena calato la canna, la stavamo sistemando, ci è sbreccata in faccia. C'è Marco adesso che sta pompando, sembra essere arrivato al centro Fiume, ma dobbiamo uscire in comune. Oh, sei pronto a salire? Marco, era un bel volo, Salta, vai, vai, salta. Vai, sciocco sta piando. Ok, vai, pompa, muoviti, pompa, bravo. Questo spot abbiamo capito che regala belle emozioni. Eh sì, appena calata. Ora siamo. Andiamo a vedere luce. Ecco, ecco, bello che si gira. Minchia! Dobbiamo portare dentro. Che pesce! Sì, cazzo, Marco, sì, cazzo! Sì! Calata la canna da forse un minuto, il tempo di calarla, stavo tornando a riva per andare a calare l'altra canna e ho notato che il filo, la lenza non era tutta distesa, c'era un po' di lenza in acqua. Mentre stavo dicendo a Marco di tirare un po' la lenza, ho visto il filo che mi è partito di lato, quindi ho capito che la canna si era sbreccata e ho fatto ferrare a Marco che non. Ma poi mentre stavo lì, infatti, mi sono girato la canna tutta a posto, che stavo facendo qualche foto. Sì, cambiato macchina fotografica e improvvisamente ho visto la canna invece col filo tutta dall'altra parte. Ragazzi, adesso è venuto Giovanni, che è venuto a pescare le carpe. Facciamo queste foto con questo bellissimo pesce e poi vediamo come calare le canne. Ma non è quasi ora di pranzo? È ora di pranzo, ma adesso che come al solito? Quanto si mangia? Seguo al rilascio di questo bel pesce che ci è venuto a trovare in pieno giorno. È stato un combattimento da paura, un'emozione veramente indescrivibile, perché stavo tornando verso la postazione per mettere in tiro la canna e ho visto che si è sbreccata. Infatti ho detto a Marco di ferrare e ha fatto un bel combattimento. Io sto prendendo i miei meriti sono i suoi, che oltre ad aver preso questo bel pesce ed averlo combattuto alla grande, mi sta anche riprendendo. Adesso proseguo col rilascio, sempre liberi. Appena rilasciato quel bel pesce, adesso vado a cambiarmi che sono bagnatissimo, mi è entrata l'acqua fino alle mutande, mi cambio e andiamo a calare le esche. E c'è anche Giovanni che vorrebbe piazzare delle canne a carpe, vediamo cosa succede. Esce l'acqua da dentro. Ne è valsa la pena però.
Peter. A disposizione solo due esche vive. Abbiamo aspettato a calare proprio per restare in pesca di sera, e abbiamo molte più probabilità di fare qualche bello vitello. Pesci più grandi? Un po' più grandi, anche se già è uscito un bel pezzo. Ci accontentiamo già di quello. Qualsiasi cosa arriverà adesso è un di più. Già siamo contenti così. Quindi 30 centimetri dal fondo. Vuoi combattere un po' tu? No, no, vai tranquillo. Sicuro? Divertiti. E che questa è la canna lunga, quindi il gommone è un po'. Qui te lo filo. Via qua. Fai. Eh? Era un bel pesce. Questo è un bel pesce. Giovanni, marci dietro verso là, ma non è niente. Gira là, esciamo dalla legnaia, gira là, marci dietro, va. Male, è preso male, questo. Sì. Però è un bel pesce pure questo. C'è anche la papa viva. Oggi sangoretta da questo di nuovo. Riso. Bel pesce. Bel pesce anche questo. Bel pesce. Grandi. Grande Giova. Ragazzi, guardate cosa ho vomitato. Sembra una trota. Buttare in acqua già. Vomitata in faccia. Altro bel testone. Grande zio Gio.
sono andato a regalare la canna, non ho più esche vive, l'ho calata con una trota morta, vediamo come va. Sono già soddisfattissimo così, e che dire, adesso andiamo a mangiare, andiamo a bere, sperando che parta qualche canna a carpe, perché Giovanni se lo merita, è venuto, ha calato subito le sue canne e poi mi ha dato una grande mano per calare le mie. Noi siamo contenti, vediamo cosa succede. Buongiorno ragazzi, appena svegli, questa notte le canne al siluro non sono partite, ma in compenso abbiamo fatto qualche bella carpa con Giovanni sotto il diluvio universale. Piove a dirotto da stanotte, adesso ci prepariamo un bel caffè, facciamo colazione e andiamo a regalare l'inneschi a carpe, e ripasturiamo, vediamo di cambiare qualcosina. Arrivati al punto di rilasciare questo bel gigante di fiume che mi ha spezzato letteralmente la schiena. Giusto due scatti e va libero a casa. Già pronto. Si può andare. Bravo. Ciao bello, grazie. Giovanni della cattura. Preparano le castagne. Birretta e castagna. Birra e castagna. Ma già si sta. Bellissima carpa per Giovanni, presa sotto il diluvio universale. Veramente non ti sta fermando un attimo. Bello, bravo Gio.
Eccoci qua, siamo arrivati ai Rivoli di Coda, siamo passati dal caldo più totale al diluvio universale. È stata veramente una sessione difficile, ma qualche bel pesce siamo riusciti a portarlo fuori. Merito anche del cambio di assetto dei terminali che ci ha permesso di ricevere qualche bella partenza. Giovanni ha catturato qualche bella carpa, ha fatto 4-5 partenze, qualcuno l'abbiamo persa nelle legnaie, ma alla fine siamo soddisfatti e contentissimi così. Grazie per essere arrivati a fine video, se volete supportarci iscrivetevi al canale, seguite anche le pagine Instagram e Facebook e noi come al solito ragazzi ci vediamo in un prossimo video.